caro sindaco, io vorrei che l'ufficio sport fosse più vicino a noi sportivi, che venisse nei campi di calcio per constatare quello che noi facciamo giornalmente. Caro sindaco, io vorrei che il comune di Scilli ci desse una mano sia a livello burocratico sia a livello pratico quando noi cerchiamo di organizzare degli eventi sportivi nel nostro paese con una semplificazione a livello burocratico. Cosa intendo dire? Intendo dire praticamente una modulistica prestampata con tutte le voci che voi ritenete opportuno. Per una semplificazione sia da parte nostra e sia anche da parte vostra. E poi, se fosse possibile avere a disposizione un locale capiente come potrebbe essere il geodetico di Scilli, per poter organizzare le manifestazioni indoor, porterebbe molta gente di fuori senza andare ad incappare nel maltempo nei periodi invernali. Caro sindaco, vorrei che il comune si ponesse come garante per agevolare le varie associazioni sportive a eventuali finanziamenti e istituisse a tale proposito un ufficio dedicato allo sport per informarci di tutti i vari bandi o finanziamenti in corso. Caro sindaco, vorrei che gli impianti sportivi di Scilli fossero tutti agibili. Caro sindaco, io vorrei che il comune attuasse l'articolo 5,8 dello statuto comunale, che dice: riconosce il valore educativo della pratica sportiva e del tempo libero, promuove, anche in concorso con altre istituzioni, le iniziative necessarie per favorire lo sviluppo dello sport e della pratica in forma associativa e del tempo libero. Questo tutto per incentivare lo sport a sci. Caro sindaco, vorrei una promessa, non una promessa di nuovi impianti, di nuove strutture, ma una promessa di valutazione, di agibilità, di una sistemazione delle strutture già esistenti a Scilli e un abbassamento dei prezzi, perché lo sport è di tutti, soprattutto per i bambini, per i ragazzi con difficoltà. Perché tutti devono essere a fare e poter praticare lo sport. E un'altra cosa, signor sindaco, un occhio di riguardo per la società sportiva femminile, perché le ragazze, quando sono in campo e praticano qualsiasi attività, non mettono solo la forza fisica, i sacrifici, ma mettono anche il cuore. Io vorrei che la prossima amministrazione sia in grado di individuare un'area da destinare all'impiantistica sportiva, in modo tale che un privato, un'associazione, una società sportiva possa richiederne lo spazio e proporre il proprio progetto e a proprie spese, con i propri fondi, realizzare una struttura che sia idonea per la sua attività specifica, senza che il comune investa neanche un centesimo.
Caro sindaco, vorrei dirti tantissime cose, ma siccome il tempo è poco mi sbrigherò dicendoti che è Scicli che c'è bisogno di prendersi cura dei propri figli, dei nostri ragazzini, e per fare questo c'è bisogno dello sport, per togliere i bambini e i ragazzini dalla strada, per evitare che fumano, che si facciano le famose canne, che quindi vanno verso la delinquenza, verso la droga. Invece portiamolo a tutti nelle palestre, ma per questo creiamo strutture. Per esempio la Koizumi Scicli è una delle società più forti di tutto il comune di Scicli, ma anche della provincia di Ragusa, ma anche della Sicilia. Siamo al 27° posto a livello nazionale, la seconda società di tutta la Sicilia, e siamo in uno scantinato. Abbiamo bisogno di un locale nuovo, facci il locale nuovo, metterci in condizione di avere un locale. Poi vorrei dirti di ripristinare i contributi sportivi, perché ce n'è veramente bisogno. Tanti bambini, ragazzini di cui i genitori non possono permettersi la trasferta, molte volte siamo costretti a dirgli di no, non puoi gareggiare, ed è qualcosa che veramente distrugge il cuore a un istruttore. Invece mettici in condizione di avere dei fondi, anche pochissimi, ma noi li possiamo utilizzare per questi bambini. Caro sindaco, a nome di tutti gli appassionati del tennis scicchitani ti chiedo due cose. La prima sarebbe quella di continuare questa nostra esperienza gestione diretta di questo sito, e la seconda sarebbe quella di, ovviamente compatibilmente con i fondi necessari, sarebbe quella di rifare il manto e la superficie di gioco, in quanto ormai chiaramente usurata.